radio2pod.rai.it. Una donna in preda a terribili incubi nel buio. Un ispettore alle prese con una strana indagine di tacchini e pinguini arrosto. Un anatomista che nel Medioevo deve niente meno fronteggiare che i Templari. Un giovane dei servizi segreti che si infiltra nelle nuove Brigate Rosse. E un investigatore che si muove in una Varese che più nera non si può. Siete pronti per scoprire i misteri di Barbara Baraldi, Fulvio Ervas, Alfredo Colitto, Guglielmo Pispisa e Paolo Franchini, tutti insieme appassionatamente a Tutti i colori del giallo. Un uomo che in questo momento non è nascosto, ma purtroppo è ammalato, è il povero Paolo Franchini, che doveva essere con noi a presentare Soprattutto la notte, pubblicato dalla Agar Edizioni. Paolo, ci sei almeno al telefono? Ci sono, ci sono. Sembri una di quelle vocine dei romanzi della Barbara Baraldi, però, eh? Esatto, infatti la mia voce è un po' l'opposto a quella di Barbara. Senti, ma se dovessi dare voce al Carnera, che è protagonista del tuo Soprattutto la notte, che voce gli daresti? Bella, rotonda, sgrammaticata? No, diciamo, lui parla poco, quello che dice lo dice in maniera corretta e, diciamo, si porta la sua storia nel nome. Senti. Il nome che l'hai scelto perché arriva dalla Legione Straniera, quindi questo Freddy Carnera è un nome di fantasia che così si porta il destino con sé. Secondo te, come mai sino ad oggi nessuno aveva osato scrivere una storia noir ambientata a Varese? Perché è un paese dove non succedono crimini? Ma no, ne succedono, è un paese, una città di confine e quindi i crimini sono purtroppo frequenti. È una città strana, faccio sempre un esempio tra Varese e Salso Maggiore. Salso Maggiore, se non erro, ha un quarto degli abitanti di Varese. Basta però una settimana e qualche dozzina di ragazzi in costume per trasformarle in Las Vegas. Varese ha avuto la possibilità di essere al centro dell'attenzione del mondo ospitando il mondiale di ciclismo ed è riuscita a diventare quasi un paese. È così, è una... E tra l'altro i mondiali di ciclismo sono proprio al centro dell'avventura che tu racconti dentro Soprattutto è la notte. Come mai ci hai impiegato così tanto a scrivere una storia ambientata a Varese e invece avevi firmato due romanzi con lo pseudonimo di Vernon Francis Beagle, che li ricordo per gli ascoltatori, sempre pubblicati da Agar, erano Lo strano caso della donna Aschi e Nessuna pietà per gli innocenti. Avevi paura di raccontarla, la tua città, e la nascondevi in questa immaginaria Garden Town? No, mi è sempre piaciuto così, parlarne senza dire troppo. Garden Town è poi la città giardino, cioè Varese. Gli indirizzi anche in questa città che non esiste, esistono, le persone anche. Uscendo così, tra virgolette, allo scoperto, firmandomi con il mio nome, ho potuto raccontare Varese e di Varese così, togliendomi forse qualche... libertà, qualche sassolino dalla scarpa. È vero che da quando hai pubblicato Soprattutto la notte c'è gente che continua a frequentare l'hotel di cui parli all'interno del romanzo e va a cercare una camera in particolare? Esatto, è la famosa camera 104, più di una volta mi è stato detto di turisti che magari anche solo fermandosi per pranzo vanno a cercare questa camera per vedere se effettivamente esiste e se è come l'ho raccontata. E allora, se volete scoprire che questa camera magari ricorda quelle dell'Overlook Hotel di Shining di King o del film diretto da Kubrick, il libro è Soprattutto la notte di Paolo Franchini, pubblicato da Agar. Paolo, curati, speriamo di averti prossimamente qua a Tutti i colori del giallo. E per coloro che amano i delitti e le storie di mistero ambientate in quella zona, intorno a Varese, magari sul lago, magari recuperati i giovedì della signora Giulia di Piero Chiara o magari i racconti dell'uovo al cianuro. La zona è più o meno lo stesso, non c'è Varese, ma ci sono i dintorni. E allora, invece, per acquisire informazioni, per raccontare misteri e divertirvi, i libri di cui abbiamo parlato oggi sono quello di Guglielmo Pispisa, La terza metà, pubblicato da Marsiglio, ma anche Soprattutto la notte ambientato a Varese di Paolo Franchini, pubblicato da Agar, il thriller medievale
medievali di Alfredo Colitto, Cuori di Ferro, i due noir horror di Barbara Baraldi, che sono La collezionista di sogni infranti e La casa di Amelia, pubblicati da Perdisa, e anche potrei dire l'antologia Mondadori, La bambola di cristallo, e Pinguini arrosto di Fulvio Ervas. Domani avremo con noi Silvana Laspina, Paolo Grugni, Gianni Palagonia e Pier Nicola Silvis. Vi lascio al GR2. Radio2pod.rai.it.